Ben ritrovati a una nuova edizione di Pensiere e Parole in tempo di Covid. Oggi parliamo con una persona che lavora nell'RSA, quindi ci parlerà della sua esperienza, un terapeuta, Danilo Saccottelli di San Giorgio Canavese. Danilo, ci sei? Ci sono, ciao a tutti. Grazie Ciao, benvenuto, grazie per aver accettato il collegamento con noi. a voi dell'invito. Allora, Danilo, terapeuta, lavori da anni in un RSA del territorio. Da quanto tempo? Allora, io faccio il mestiere dell'educatore professionale da 25 anni ormai. Negli ultimi 11 anni, in diverse RSA come consulente o come dipendente, e in quest'ultima dove sto lavorando da 5 anni, praticamente. Nello specifico, quindi ti occupi del punto di vista terapeutico delle persone anziane? Allora, io tendenzialmente la nostra RSA ha più plessi. E quindi abbiamo tre plessi anziani e uno disabili, che è diciamo l'utenza primaria con la quale io lavoro. E, però lavoro anche con gli anziani, con la geriatria da diversi anni. Insomma, è la figura dell'educatore, del terapeuta è soggettiva in base alla proposta della carta dei servizi delle strutture. È una figura importante che lavora in sinergia con medici, infermieri e soprattutto le OSS, le operatrici sociosanitarie, che sono quelle che mandano avanti le strutture come le RSA, dove l'aspetto primario è la cura sui bisogni primari della persona malata, della persona ospite. Gli aspetti terapeutici, riabilitativi, animativi, ludici non sono secondari, ma sono sicuramente un po' marginali per quanto riguarda il quotidiano. In questo momento storico assolutamente no, perché comunque c'è un sospeso di relazioni umane, noi stessi normodotati e più fortunati rispetto ad altri, viviamo una situazione lavorativa e poi rientriamo in una casa, volente o nolente, per fortuna. Invece ci sono persone che vivono in questi luoghi da tantissimo tempo e quindi hanno bisogno di un supporto psicologico relazionale non trascurabile, oltre che ai bisogni primari. Ecco. Spero di non parlare troppo e di dire quello che vi interessa. No, va benissimo. Beh, supporto psicologico soprattutto quest'anno, perché con il periodo pandemico penso che non possano avere i parenti vicino e quindi c'è ancora più bisogno di un supporto psicologico. Assolutamente sì, e ricordiamoci che in queste RSA, al di là di una contingenza che porta familiari a rivolgersi per aiuto e per cura del proprio caro, ci sono anche situazioni di grossa solitudine. In questo momento, come dici tu, totalmente amplificata dalla pandemia, dal Covid, dai protocolli e da tutto quello che allontana dalla normale quotidianità e dalle normali relazioni umane alle quali siamo abituati. E quindi ci sono persone che stanno, tecnicamente parlando, si dice slatentizzando sicuramente più problematiche e più esigenze rispetto a un periodo di, chiamiamola tra virgolette, di normalità. E quindi puoi ben capire che le esigenze psicologiche e relazionali si amplificano addirittura per noi, normodotati, persone che hanno comunque una rete familiare. Una rete ancora di apparente normalità, nonostante le restrizioni vigenti e l'importanza della situazione che ci sta portando a dover essere distanti funzionalmente. Quali sono i protocolli a cui dovete attenervi all'interno dell'RSA? Ma guarda, io sono un po' tragicomico e mi viene anche da ridere, nel senso che con i colleghi cerchiamo anche di sdrammatizzare molto, per quanto sia difficile. E quindi se tu fossi in RSA con noi ci vedresti vestiti come Robocop, se non come un film di Stanley Kubrick, piuttosto che come dei pupazzi. E questa cosa diciamo che rende tanto difficile la relazione ancora di più, rende il tutto molto più sterile, in un momento nel quale la prossimità verso l'altro è fondamentale. E
rimangono gli occhi, e con gli occhi si dice molto, ma spesso non basta. Poi dopodiché sì, ci atteniamo a mascherine, doppie mascherine, occhiali, tute addirittura, perché noi abbiamo anche delle zone rosse in strutture, ahimè, per quanto siamo una struttura abbastanza illuminata del territorio, il Covid ci ha fatto visita, e tra l'altro ha fatto visita anche a me, perché io comunque a maggio sono risultato positivo e insieme ad altri colleghi abbiamo vissuto questa situazione soggettivamente, per fortuna in maniera parzialmente asintomatica, e rispetto ad altre situazioni siamo fortunati, ma ci ha toccato, mi ha toccato personalmente, sono qui, posso raccontare questa cosa, c'è chi la può raccontare attraverso un'esperienza invece molto più dura e c'è chi invece non la può raccontare, è una cosa con la quale doversi interfacciare, spero il meno possibile, spero che si stia correndo realmente ai ripari, ma insomma il Covid è entrato anche da noi. Certo, certo. Sì, per fortuna affrontato, come hai detto un attimo fa, in maniera, chiedo scusa, semi-asintomatica, però per altre persone, penso con patologie oppure anche più avanti con l'età, insomma, la questione è più delicata. Dal primo lockdown a questa seconda ondata, la sensazione esterna è che ci sia... una sorta di abitudine, non lo so, c'era molto più spavento, molto più preoccupazione alla prima ondata, è come se adesso questa seconda ondata fosse quasi normale, c'è meno attenzione, noto, da parte dell'esterno verso l'RSA. È una sensazione giusta la tua, dove paradossalmente adesso molte RSA che erano... esentate dall'esperienza Covid, al di là di qualche numero molto pesante in pochissime frazioni, si sta presentando in maniera più ampia, magari con numeri meno altisonanti, ma comunque si sta presentando di più. Diciamo che io ti dico, è giusto quello che dici, io percepisco un'aria esterna, tra virgolette, di controllo meno pesante, nel senso che questo senso di abitudine di cui tu parlavi è forse un segno di maturità e di approccio funzionale a quello che stiamo vivendo. Dall'altra, sicuramente io spero che i protocolli attivati e gli incentivi che sono arrivati in tutti i luoghi siano stati applicati al fine di farsi trovare più preparati a questa situazione. È strano, è un po' contraddittorio, perché paradossalmente molte RSA che prima non sono state colpite ora invece dichiarano delle infezioni. Per carità, devo dire, da noi siamo ancora ad un livello asintomatico, è un divenire, nel senso che poi una volta che ti interfacci con questo virus devi poi capirne, cioè l'incubazione poi per diversi ospiti varia in diversi giorni. Io adesso non posso, diciamo, sbilanciarmi da un punto di vista clinico, perché non sono un clinico, però insomma quello che vedo, quello che vedo sulla mia pelle, è una situazione di grande cautela, e spero che questa morbidezza che tu senti sia dovuta al fatto che qualcuno ha potuto prepararsi un po' di più. Dico che spero che si sia sempre lucidi dal poter scindere quelli che sono malanni di stagione con quella che è la reale infezione del Covid. Ecco, è chiaro che l'aspetto pandemico è amplificato dal fatto che questo periodo era comunque l'inizio di molte influenze. Tieni presente che nell'RSA problemi pluripatologici, problemi respiratori, problemi di polmoniti, nell'RSA come nelle case di ognuno, in inverno per soggetti in età avanzata sono, ahimè, quasi la normalità in un periodo invernale. E quindi, insomma, senza stare a snocciolare dati, cioè la filiera è veramente grande sulla quale poter riflettere. Però, riallacciandomi a te, percepisco anch'io una preparazione maggiore, quantomeno dove lavoro io ci si è preparati, con annessi e connessi, essendo umani, fallibili, si dice fallibili, non lo so. Sì. Però insomma, questo è, spero di averti risposto. Certo, certo. Un'altra percezione invece è che prima tutti voi che
lavorate in prima linea, nel senso che, per carità, tu non curi Covid, non sei un medico, però comunque vivi in una situazione, lavori in una situazione comunque delicata. E prima eravate tutti quanti grandissimi eroi, adesso sembra che la gente, anche questo, boh, si sia abituato, quindi non capisca più tutto il sacrificio che viene fatto, tutto l'impegno e tutto il lavoro che c'è dietro. Bellissima domanda, forse lo si dà per scontato. Io tra l'altro mi definisco uno in semi prima linea, nel senso che sì, sono a contatto diretto con i malati, dopodiché una certa cura fisica, medica, clinica non mi compete, non è nel mio mansionario, quindi tendenzialmente sono più esentato da un discorso virale. E io guarda, a quello che tu dici, collego il fatto di aver appunto, ho avuto il Covid anch'io e quindi io stranamente mi sono trovato in una situazione dove prima ero un eroe nazionale, poi ero l'untore, poi ero quello magicamente guarito che poteva addirittura donare il plasma a tutto il mondo. Ad oggi non so in che posizione sono, la storia mi darà prima o poi un ruolo in tutto questo, lo darà a me, lo darà a gente più valorosa e quindi sì. Nel senso che la prima linea totale sono gli infermieri, gli OSS e i medici. E poi c'è un corollario non trascurabile intorno che è quello che tiene in piedi l'aspetto psicologico e emotivo degli ospiti. E io in questo ne faccio parte, ne sono contento. Però sì, secondo me c'è un atto di eroismo sempre. Ma non è tanto eroismo, è forse dedizione a quello che si fa ed è una scelta. Quando i lavori sono scelti, la qualità viene fuori. Senza parlare di eroi, non so, forse è una parola gigantesca, ma c'è gente che ha sempre fatto il suo lavoro in un certo modo e non deve certo riscoprirlo in questo momento. Ed è gente che tendenzialmente lo fa in periodi di pace, in periodi di guerra, tra virgolette, questa non è una guerra, ci tengo a dirlo, e, come molti pensano, e, però sì. C'è gente che è in prima linea e in tutto questo quantomeno va rispettata. Poi sulla qualità del lavoro, sulla qualità del servizio erogato potremmo aprire meandri e ci perderemmo, insomma. Certo. Dalla tua esperienza personale, una frase, un qualche cosa che ti è stato detto da qualche ospite dell'RSA che avevi in cura, qualcosa che ti ha stretto il cuore o che ti ha fatto piacere o che ti ha lasciato perplesso. Lo so, è Questa è una difficile scavare. domanda. No, nel senso che mi obbliga, cioè, non mi obbliga, cioè, le regressioni di questo pensiero sarebbero molte, ma la più semplice, alla fine non ci sono grandi atti filosofici nella relazione, c'è semplicemente un nonnino l'altro giorno che è, insomma, sempre prodigo, sempre pieno di energie, comunque che per la prima volta l'ho visto scorato e mi ha detto: Danilo, sono stanco, mi manca anche solo andarmi a prendere un caffè in riva al lago con te e con i tuoi colleghi. Sono quelle frasi totalmente semplici ma di una profondità estrema che ti riconducono con una quotidianità che fino all'altro ieri avevi bistrattato. Poi il mio luogo di lavoro è una fucina di frasi, di cose che ti trapano il cuore, che ti rivoltano le budella, perché in una RSA alla fine ti interfacci col ricco, col povero, con il professore di università, con il contadino e in fase finale, permettetemi questo termine, troviamone uno un po' più romantico, perché nell'RSA raramente ci si va a titolo riabilitativo, ma si va per cercare di concludere un percorso di vita nella maniera più dignitosa e sana possibile, sana forse no, voglio dire meno dolorosa possibile, e quindi si arriva a fine corsa, come dico io, e quindi ti interfacci con qualsiasi tipo di persona. Ed è bellissimo questo perché non ci sono classi sociali, non ci sono soldi che tengano, c'è il salutare la vita, il fare bilanci,
con te stesso, con i tuoi cari o con la tua solitudine. E quindi, insomma, cosa mi ha colpito? Ogni giorno mi colpisce qualcosa. Quello che mi colpisce adesso è vedere quanto viene rivalutata una quotidianità anche veramente insultata fino al giorno prima. Penso possiamo dirlo tutti. Sì, forse da questo punto di vista questa pandemia lascerà qualcosa e arricchirà un po', facendoci rendere conto di quanto sia invece importante e abbia valore la quotidianità che avevamo fino a qualche tempo fa. Sì, forse tu. Forse tu e anche qualcun altro. Vabbè, io poi, Magda, ti conosco. Io non lo so, penso che chi era in un certo modo rimarrà in quel modo lì, arricchito o impoverito da questa situazione, che come tutte le situazioni ha tirato fuori il meglio e il peggio delle persone, ha tirato fuori il meglio di me come ha tirato anche fuori il peggio di me. Penso che anche in questo è stato un virus democratico, non ha risparmiato nessuno da un punto di vista introspettivo, e quindi i bilanci saranno da fare più avanti, ecco. Ok, li faremo più avanti. Un messaggio a tutte le famiglie che hanno una persona cara in un RSA, quale potrebbe essere? Beh, bella questa cosa, perché comunque una delle tante cose che noi stiamo facendo in RSA è gestire questo immane compito informatico, WhatsApp, Zoom, piuttosto che attraverso tablet o attraverso gli ausili che ci vengono forniti, di comunicazione con le famiglie. E noi di fatto tutti i giorni ci troviamo a interfacciarci con familiari, soprattutto con quelli che non hanno un dialogo con il loro caro, anche perché il loro caro magari versa in condizioni abbastanza gravi e quindi diventa difficile la comunicazione. Il messaggio è che non bisogna smettere di pretendere, non bisogna smettere di cooperare con chi lavora in queste situazioni per migliorare il servizio, un servizio che o è in convenzione o è pagato. E quindi in questo senso va ancora più onorato, al di là dell'ideale che ti porta a fare questo lavoro. La differenza, secondo me, in queste strutture la fanno le persone. Ci possono essere istituzioni, enti privati più illuminati di altri. Non è sempre così, perché, se mi permetti una vena polemica, l'aspetto cocente che ha tirato fuori il virus è stata una grande disorganizzazione e stratificazione a livello burocratico gestionale. E esistono enti, ospedali, RSA, che sono gestite in maniera molto democratica e molto soggettiva. E ahimè, io dico ahimè, in questi luoghi, insomma, può governare un po' chiunque. E io chiederei molta più attenzione, chiederei molta più compartecipazione e consapevolezza ai parenti, perché non solo pagano un servizio, ma sono compartecipanti della qualità del servizio erogato. E non diamolo mai per scontato, nel senso, il mio lavoro è un divenire. Io quello che ho imparato oggi lo metto da parte e domani dovrò imparare altro, perché tutte le persone sono differenti. Però ecco questo, con partecipazione, comunione, al di là di tutto, al di là di una parcella, al di là di una retta pagata, e dall'altra di credere nel fatto che c'è molta gente che fa questo lavoro al di là di uno stipendio. Su questo io ci credo, e basta, non saprei cosa dire, insomma. Certo. Sì, no, un bel messaggio, anche perché un lavoro così impegnativo lo fai col cuore, al di là dello stipendio. Dovrebbe essere così. Io voglio credere che sia così sempre, ma questa è una cosa mia. Vuoi aggiungere qualcosa, un consiglio al governo, allo Stato? Ma guarda, no, non mi, nel senso, io ho tirato fuori una vena polemica, vabbè, poi tu mi conosci, Magda, perdonami il piccolo
spazio pubblicitario, ho pubblicato di recente il mio terzo libro e parla anche di queste cose qua in maniera tragicomica, dove parlo solo di quello che conosco e non di cose che ho letto solo su internet. Quindi vabbè, lascio questo spazio di curiosi a chi vuole approfondire. Il consiglio, no, consigli non ne ho, penso che ci siano luminari e ci siano persone molto più illuminate di me che stanno dando consigli da anni. Il discorso che RSA, ospedali, la sanità spesso sono terra di nessuno, io uso questo termine, dove realmente a livello amministrativo possiamo trovare gente fortemente qualificata e gente al contrario totalmente inqualificata e inqualificabile. E ahimè, nonostante la volontà di brave persone, bravi lavoratori, alla fine se l'amministrazione ha obiettivi e ideologie differenti da quelle che sono la cura dell'altro, la qualità del lavoro e la trasparenza, si va poco lontano. In questo paese, come in tanti paesi, anche perché io, da forte critico italiota, devo dire forse ce la siamo cavata anche meglio di altri, forti di un sistema sanitario che addirittura qualcuno ha cercato anche di imitare, e forse di questo dovremmo ricordarci. Poi dopodiché situazioni private e statali possono armoniosamente convivere, secondo me, ma devono convivere attraverso un dialogo e attraverso delle priorità. Però ripeto questa frase polemica: sono terra di nessuno certi posti dove non vige nessuna regola, vince tutto, ma poi in momenti di problemi molto gravi, insomma, la qualità deve venire fuori, e se non c'è qualità, ahimè, si possono lamentare molte più vittime di quelle che sappiamo. Quindi consigli, guarda, dal basso di quello che sono, dal basso del mio ruolo, io continuo a usare questi termini: compartecipazione e comunicazione su tutti i livelli. Abbiamo bisogno di gente lucida e motivata dalla sanificazione alla sala operatoria fino ai laboratori di ricerca. Se crediamo in questa sinergia, l'aspetto di squadra è quello che fa vincere ogni cosa, fa vincere le partite di calcio, fa vincere i team, e non c'è niente da fare, abbiamo bisogno di più realtà. Non c'è gerarchia in questo senso, se non il rispetto della professionalità e lo spazio della professionalità di tutti, dal più piccolo al più grande luminare, ecco, questo penso. Perfetto, grazie Danilo, grazie per essere stato con noi, e speriamo, grazie, al termine di questo brutto periodo pandemico, quando finalmente si potrà, di averti ospite in studio a Quarta di Copertina, condotto da Deborah Bocchiardo, per presentare il tuo libro. Me lo auguro, perché vorrà dire libertà per tutti, al di là della mia autopromozione. Io ringrazio voi per lo spazio che mi avete offerto, e grazie a te Magda, e niente, arrivederci a tutti, buon proseguimento e buon lavoro a voi. Continuate a seguire Obiettivo News, pensiere e parole in tempo di Covid. A presto.